Il mio nome è Kalavati, ma tutti mi chiamano Kala. Vivo nell'Erode District in India. Ho 15 anni, ma talvolta mi sembra di aver già vissuto troppo. La mia famiglia è molto povera e appartiene alla casta più bassa della società, i Dalit. Gli altri ci chiamano gli intoccabili. Non si avvicinano a noi, non possono usare i nostri utensili o mangiare il cibo che prepariamo, frequentare i nostri templi o le nostre case. Non che me ne curassi molto allora. Da piccola avevo i miei amici con cui giocare e la mia famiglia che mi voleva bene, ma spesso non avevamo da mangiare, sempre solo riso, riso e riso. Avrei voluto andare a scuola, indossare la divisa come gli altri bambini che vedevo correre per le strade la mattina presto. Sentivo le loro voci, le risate. Pensavo che doveva essere bellissimo andare a scuola. E chissà quante cose avrei potuto imparare. E poi mi sarei certamente divertita con tutti quei bambini. Ma nella mia famiglia non c'erano soldi neppure per mandare a scuola i miei fratelli maschi. Figuriamoci se potevano permettersi di far studiare una femmina. E poi per me c'era sempre molto da fare a casa con la mamma. E poi di tanto in tanto già sentivo parlare di matrimonio. E da noi si usa così. Le famiglie si accordano per far sposare i loro figli. L'idea del matrimonio non mi spaventava, anzi, qualche volta ci fantasticavo su. Ero ingenua, ero piccola. Non pensavo che ero solo una ragazzina, che ero troppo giovane per sposarmi. Soprattutto, però, non pensavo che sarei finita nelle mani di quei loschi sfruttatori. Un giorno la mamma mi ha detto che dovevo lavorare anch'io. A me sembrava di darmi già molto da fare. Ma lei intendeva un altro lavoro, un lavoro vero, un lavoro pagato. Un signore che conosceva le aveva detto che si trattava di una grande opportunità per me e per tutta la famiglia, che ci avrebbe cambiato la vita. I miei genitori si fidavano di quel tale. Io non sapevo che avesse dato loro 10.000 rupie, circa 130 euro, e per noi era una cifra importante. E non sapevo che io avrei dovuto ripagarla. Non sapevo niente di tutto ciò. Sapevo solo che dovevo lasciare la mia casa, la mia famiglia, tutto quello che conoscevo, per andarmene con quel tale che vedevo per la prima volta. Sono uscita di casa con gli occhi gonfi di lacrime e il cuore spezzato, ma non potevo dire nulla. Ero solo una ragazzina, non avevo diritto di parola. Anche dopo, quando mi hanno messa in una filatura insieme a un migliaio di altre ragazze, tutte giovani come me e in gran parte Dalit, a lavorare come schiave 10-12 ore al giorno per un pugno di riso e una stuoia su cui dormire, anche allora non potevo dire niente. E poi tanto, con chi avrei potuto parlare? Non conoscevo nessuno, non mi fidavo di nessuno. A chi avrei potuto chiedere aiuto? Anche le altre ragazze non parlavano. Sembravano come assuefatte a quel lavoro meccanico, ripetitivo e sfinente. Sembravano delle macchine anche loro. Io mi sentivo persa, abbandonata, triste, senza via d'uscita. Un giorno ero talmente stanca e oppressa da quel caldo che non ti faceva respirare, che sono svenuta. Mi sono risvegliata in una camera buia, dove mi hanno tenuta con altre due ragazze per diversi giorni senza luce e senza cibo. Siamo state minacciate, picchiate e torturate. In ogni singolo momento avrei solo voluto morire. Invece, grazie al sostegno di altre due ragazze, abbiamo tenuto duro e quando ci hanno liberate siamo riuscite a fuggire e a denunciare la nostra situazione alla polizia. Davvero, non lo so dove ho trovato il coraggio di parlare, ma so che per fortuna c'era qualcuno disposto ad ascoltare. Mi hanno riportata a casa e hanno liberato le altre ragazze. Non ho idea di che fine abbiano fatto i nostri aguzzini, però oggi so che cosa significa essere veramente liberi.